Questura di Trieste. Il commissario Leonardo Cagliostro Lino Guanciale riceve una soffiata per catturare il messicano, un narcotrafficante che gestisce lo spaccio della Red Ghost, una nuova pericolosa droga che sta mietendo molte vittime. Come ad esempio, la ventenne Ambra Raspadori, il cui corpo è stato appena ritrovato ed è oggetto di indagine della mobile. Conoscendo i modi istintivi del commissario, il magistrato Antonio Pirasettore Bassi non concede l'autorizzazione per la cattura del messicano. A nulla valgono gli avvertimenti dei colleghi, del vicequestore Rambelli Antonio Gerardi e di Anna Gabriella Pession, sua moglie, anche lei magistrato, dalla quale il commissario si sta separando. Cagliostro decide di andare comunque, ma qualcosa va storto. Una terza persona lo sorprende alle spalle mentre sta arrestando il messicano e lo uccide. Eppure Cagliostro non attraversa la porta rossa che lo porterebbe via da questa vita. Sulla soglia vede un futuro vicino in cui Anna è minacciata dal suo assassino. Cagliostro deve scoprire chi è e fermarlo prima che sia troppo tardi. Ma come potrà intervenire nelle cose del mondo da morto? Vanessa Valentina Romani, una sedicenne che nulla ha a che fare con lui, è l'unica soluzione ai suoi problemi.